Buonasera. Buonasera. Come ti chiami? Virgilio. E che ci... Virgilio? Come ti chiami? Vieni direttamente da Dante. Chiamami. Dico. Tanto veniva a far bagno qui, quindi siamo due passi. Ah sì, veniva a far bagno qui, Dante. Ha scritto anche una poesia su queste acque. Non lo sapevo. Dante è da tutte le parti. Ma Dante qui ci viene perché passa di qui, va al Prato Fiorito. Sì. Perché era... Dove passerà la nostra Gran Fondo. Perché era Monte delle Streghe, perché Monte Calvo. Pieno di erbe medicinali, per questo era particolarmente adatto per certi riti. E Dante ci va perché la tradizione dice che era il monte dove andavano le streghe a fare sabba. Poi va a Monte Fegatesi, scende all'orio di Botri e passa oltre. E lì si ispira all'ingresso all'inferno. Wow. In mezzo al cammino di nostra vita, tanto siete all'ingresso. Quell'ingresso c'è stato fatto dal gran ballo di Michel de Montaigne nel 1581, in quella nicchia dove ci usciva l'acqua termale, perché avevano l'acqua calda termale in casa. Il re ci ha fatto tutti gli studi sulle capillarità delle acque. Poi ha ospitato la granduchessa Vittoria della Rovere nel 1666 con circa 300 persone in accompagnamento, perché poverina si sentiva sola. Poi nel 1720 ospita Giacomo III Stuart e Maria Clementina Sobieska, e Giacomo III sui sedili davanti segnava la scrofala e sembra che le persone guarissero. Poi nel 1790 ospita gli arciduchi d'Austria, Ferdinando d'Asburgo e Maria Beatrice d'Este, e per non farli scomodare ad andare a giocare a casinò che era dentro lo stabilimento termale, la Repubblica di Lucca gli permette di portare i tavoli da gioco dentro la villa. Per questo dopo li trovate. Poi nel 1808 e 9 per due estati a fila c'è Luciano Bonaparte. Poi nel 1810 la villa viene venduta a John Webb, ricco banchiere inglese che ha fatto fortuna a Livorno con l'import e l'export tra i nascenti Stati Uniti e la Toscana. Tanto che quando arrivano francesi lui si spaccia per americano per rimanere a fare i suoi affari. Però poi lui è amico di Byron e nell'estate del 1822 c'è Byron dentro la villa. Poi l'ultima figliola di Webb sposa un Micheletti, la villa passa a Micheletti, alla fine dell'Ottocento dove entra la pensione Margherita, costava 7 lire e 50 al giorno, quindi una bella cifra, e poi c'è le due guerre mondiali. Alla fine della seconda guerra mondiale dove entra colonia estiva degli ingegneri della Piaggio, in questa stanza mettono appunto il prototipo della Vespa perché potevano girare per i paesi intorno senza essere visti dalla concorrenza. Poi scuola professionale e scuola media. Immaginatevela tutta affrescata, perché io le medie ho fatte qui dentro. E quindi me le ricordo bene. Questa è l'armeria della vicaria, perché dopo essere stata a scuola è diventata asilo. Poi non era più a norma come asilo, per questo è diventata scuola di teatro, si vede la pavimentazione in legno. E poi da circa 10 anni l'abbiamo noi come gruppo storico e l'abbiamo riarredata. Quindi questa è la nostra armeria. Qui trovate tutta l'evoluzione delle armi, perché noi facciamo gare a livello nazionale di tiro con la balestra, quella piccola manesca, e si parte la balestra e si finisce al moschetto del 1840. E qui siete in una cucina attrezzata come poteva essere tra il 500 e l'800. E io oserei dire che spettacolo! Insomma. Ma anche questa è di quell'epoca. Allora, questa è un vecchio distillatore di grappa clandestino. Per questo c'erano i manici, perché lo portavano vicino ai pozzi d'acqua e poi distillavano. Poi si sono resi conto che costava troppo poco la grappa al supermercato, che non conveniva distillarla. Allora è stata riciclata in stufa e è l'unico modo per scaldare d'inverno questa stanza. E qui accanto invece trovate l'apparecchiatura come era tra il 500 e il 700, ma c'è tutta l'evoluzione della forchetta, perché la forchetta parte a due raspi nel Medioevo e arriva a 4 nel 700, e c'è tutta un'evoluzione, perché chiaramente... Quindi questa è a 3 o un'altra cosa? Questa è a 3, questa è una forchetta a 3 del 500, si vede che è bella consumata perché certo. Ha mangiato. Ha fatto il suo lavoro. Il coltello, ora questo l'hanno girato, ma il coltello dovrebbe stare con la punta verso se stesso, perché la punta verso l'ospite era considerato offensivo. Quando ti viene un ospite offri così il coltello. Tipo di apparecchiatura molto rustica,
mentre quell'altra è un pochino più elegante, non ricca ma un pochino più elegante. Quella lì. Questo è il vecchio forno. Questo è il vecchio forno. Che ora l'illuminazione. Quella è data. Che sarebbe 1691. 1690. E qui si vede bene che lo scarpellino non sapeva fare né leggere né scrivere. Un colpo di vento l'ha girato al foglio e lui ha continuato a scarpellinare perché vedeva. Perché se lo leggete da sopra in giù è perfetto. Sì, perché il 9 è a rovescio. Questo è. Ormai aveva scritto il 1600, poi si è rovesciato il foglio e ha continuato a scrivere non il 91 ma il 1600, tanto era uguale. Ma è vero, ma se no non sarebbe un'opera d'arte. Questa è un'opera d'arte, un'opera unica. È unica, no, è unica. O troviamo questo che si gira sempre il foglio, o se no è unica. Siamo arrivati al primo piano. Al primo piano, esatto. E cosa c'è nel primo piano? Cosa si rappresenta nel primo piano? Qui c'è la mostra della ricostruzione di tutti i giochi che c'erano ai casinò di Bagnoluca da quando c'è stata la prima licenza per il gioco d'azzardo fino al 1953. Noi abbiamo detto che abbiamo il più vecchio casinò al mondo perché la prima autorizzazione è del 1308, quindi dei tempi di Dante. E sarebbe lungo tutto il discorso, ma quando venite poi ve lo spiego. Bravo. Ci sono tutti i vari giochi, si parte dalla Torricella che è il più vecchio e si arriva praticamente al più giovane che è la roulette. E è quella dove Totò ci ha perso una commedia. Totò negli anni 30 veniva spesso a Bagnoluca, perché negli anni 30 a Bagnoluca ci veniva Edda e Galeazzo Ciano, quindi figuriamoci se non ci veniva Totò. Una sera Totò viene, fa la commedia al teatro accademico, poi va a giocare a credito al circolo dei forestieri perché tanto doveva essere pagato, la gestione era la stessa e perde tutti i soldi della commedia. Allora sulla sua carta intestata scrive: niente devo avere che gli serve come pezzo d'appoggio da lasciare al liquidatore della casa da gioco per dire che lui era stato salvato. Questo e, dalla mano di Totò? Questo è Totò. E questa è la ricostruzione della camera come al tempo di Byron. Ricostruzione perché chiaramente considerate che qui ci ho fatto la seconda e quindi ve la ricordo bene e la camera non c'era. Dove c'era il cassettone c'era il camino, dove c'era il baule la cattedra, dove c'era la consolina la lavagna e poi c'era in 22 quindi 11 banchini. Qua dentro. Però nel soffitto c'era le cariatidi dipinte a seno nudo. Quindi immaginate quanti scappellotti ci ho beccato, perché è chiaro che si guardava le cariatidi come la Madonna. Questi qua, per chi non l'ha visti, cosa sono? Allora, questo è tutto un servizio di camera. Quindi praticamente la catinella, la brocca e il bidet. Questo sarebbe un bidet. Il bidet. Che dici te, che anche dal nome è francese. Esatto, perché lo sembra il piccolo cavallino, perché era usato dalle prostitute, perché chiaramente gli serviva per sciacquarsi. Certo. Quindi le donne normali di casa non lo usavano. Era offensivo. Come lo sapete, che le donne fino alla metà dell'Ottocento non portano biancheria intima. Perché la biancheria intima è sempre delle prostitute, perché l'uomo è attratto da vedere mutandoni e quant'altro. Questo è un presepio ambientato in Palestina. Purtroppo non sono i pezzi di presepio che si facevano una volta, perché è tutta plastica. Perché si è cominciato a fare pezzi di presepio a Bagnoluca dal 500 in poi. Erano gesso, poi inizia il 900 cartapesta, poi successivamente il plastica. Qui è stato girato un film Step in Motion con quei personaggi lì che li vedete, e il film si chiama Oncle Jack. Francese? No, è inglese. Il nome, però l'ha girato uno di Lucca. E qui trovate di tutto e di più. Questo me lo ricordo. Da un bel zoario che è un calcolo dello stomaco di un elefante, a un cranio di un ligantropo,
la catena per diventare licantropi, una scimmia imbalsamata di epoca vittoriana, medico della peste con la FFP3 del 600, e poi la marea, marea giova, da serpenti, dal cobra albino, dalla fata, dei dentini, il basilisco e un draghetto con un feto umano, tartaruga. Questo è piccolo piccolo, no? Però era tutto fatto. Io non vi dico se è vero o non vero. No, ma io l'ho visto. Vi devo lasciare il dubbio. Io l'ho visto veri. Ecco. Una lucertola a due code, vene umane, e questo è il cervello dell'esperimento di questa foto. La sirena delle Figi, Jeanette, che interagisce. Poi quando venite vi spiego cosa fa. Certo. A Gustav, che viene da un manicomio austriaco e quindi vuole che gli sia chiesto di essere fotografato, perché sennò a volte blocca la macchina. E questa che andrebbe vista in un'altra maniera. E ora ve la faccio vedere come. Così. Tornando al succo della questione, è possibile venire qua non solo il 25 aprile, ma tutto l'anno. Tutto l'anno. Ora io pubblicherò il numero di telefono. Esatto. Perché qua si arriva solo con prenotazione. Sì. C'è un biglietto da pagare? No, non c'è un biglietto. Se poi finita il tour volete fare un'offerta, per carità, è gradita, ma non c'è biglietto. Non c'è biglietto. Quindi, e nell'occasione della Gran Fondo del Vento potete venire qua su, visto che è un weekend. Noi andiamo in bicicletta il 25 aprile. Passeremo davanti all'Orrido di Botri e quindi capirete che da lì Dante ha messo la penna nel calamaio. Sì. E poi da lì, sia il sabato che la domenica che il lunedì, potete girare questo splendido paese e i paesi intorno a Bagni di Lucca, che sono tantissimi. Sono le frazioni quante sono? Sono 22 parrocchie. 22 frazioni, e poi c'è comunque vicinissima la Garfagnana, la Betone, qua c'è di tutto, c'è di tutto.